L'Olimpia Agnonese fa suo il successo nell'anticipo con la Civitanovese al Civitelle e ritorna a fare la voce grossa in campionato. Il match con i marchigiani si accende già al nono, quando gli ospiti si fanno pericolosi, ma Comotto non colpisce di testa da ottima posizione. Al 23esimo i Granata reclamano un rigore per un intervento dubbio su Pifano in area, ma l'arbitro non è dello stesso avviso. Al 26esimo in cronaca ci finisce la Civitanovese con Zikov, che colpisce la palla di testa, ma la sfera rimane in area e Biasella compie un miracolo su un tiro ospite. Al 28esimo gli altomolisani potrebbero passare. Ricamato inventa, ma Morante si fa anticipare incredibilmente nella più ghiotta delle occasioni. Prima della fine del tempo, Famiano ha due belle chance. Al 31esimo su cross di Pifano, ma spara alto. Al 35esimo su calcio piazzato, però parato. Nella ripresa, al 55esimo, la Civitanovese colpisce una traversa con forgione di sinistro. Un minuto più tardi, contropiede degli agnonesi, ma Morante, contratto da Boateng, non riesce a pungere. Al 58esimo, però, arriva il vantaggio. Morante allarga a destra per Rolli, il cui cross è perfetto per l'inzuccata di Famiano, che vale dalla rete del definitivo 1-0. La partita sembra addormentarsi e dà gli ultimi sussulti solo sul finale. L'87esimo, Biasella sbaglia su Comotto, ma si rifà prontamente e con gli interessi su tiro da due passi di Bonaventura. Poi al 93esimo c'è l'espulsione di Pifano e al 95esimo è pazza ad avere l'ultima chance per gli ospiti, ma il suo tiro è centrale.